Allora, eccoci qua, buon pomeriggio a tutti quanti. Per me è un grande onore farmi questa chiacchierata con Marco Dialuce, studente, 21 anni di giurisprudenza, passato, diciamo così, diventato famoso in poche ore con questo fatto di cronaca, insomma, che ha difeso un suo amico che aveva violato il coprifuoco con una sentenza che sostanzialmente dichiara incostituzionale, o almeno nel quello che ha presentato Marco nel ricorso, il coprifuoco. Noi ci stiamo battendo come Gioventù Nazionale ovviamente contro questa folle misura del coprifuoco da tanto tempo, un coprifuoco che sembra ormai diventato una misura punitiva nei confronti degli italiani, in particolare delle giovani generazioni, una misura che non ha alcun fondamento scientifico, come ribadito più volte e tante volte da anche esperti scienziati, ma in generale anche da tutti gli opinionisti che hanno letto i vari studi che sono arrivati, che hanno evidenziato quanto in realtà sia fondamentale stare all'aperto per evitare, per cercare di frenare il Covid, e che quindi in realtà la misura del coprifuoco non serve esattamente a nulla per diciamo contrastare l'avanzata dell'epidemia. Lo abbiamo detto più volte, questo diciamo, tentativo del governo di tenerci chiusi dentro casa dalle 22 della sera alle 5 del mattino sta ovviamente creando una destabilizzazione per tutti i cittadini italiani, dicevo in particolare per i giovani, una misura che se portata avanti continuerà a mettere in crisi le attività, ovviamente quindi andando a colpire il nostro tessuto economico, che darà un colpo importante anche purtroppo al nostro turismo. Noi siamo assolutamente contrari a questa misura e chiediamo con forza l'abolizione del coprifuoco. Non ci interessa neanche sapere se verrà posticipato alle 23, alle 24, cioè una misura inutile per il contrasto al Covid e dannosa per i giovani e per la nostra economia. In ragione di tutto questo, la testimonianza, la storia di Marco diventa fondamentale e quindi io volevo farvelo conoscere, vorrei che lui si presentasse, vorrei che lui raccontasse la sua storia. Cerchiamo di raccontarla a quanta più gente possibile, perché sarà un modo veramente per pressare, per mettere il fiato sul collo anche ad un governo, finalmente per poterci ascoltare ed abolire questa misura assolutamente insensata che continuiamo a portarci avanti da mesi. Ciao Marco, buon pomeriggio. Grazie e buon pomeriggio a voi. Allora, penso sia notorio ormai il fatto che sono uno studente di giurisprudenza, membro appunto di Gioventù Nazionale e nulla, ora so repentinamente agli onori della cronaca. A febbraio, sostanzialmente quando rientrava dalla casa della sua fidanzata circa alla 1 di notte, io mi sono sin dal primo momento mobilitato quando poi con il DPCM del 3 novembre è stato disposto il coprifuoco in maniera generalizzata sia per la zona gialla che per l'arancione che per la rossa. Già un principio indistinto non guardando neppure il criterio della zona, quindi della situazione dei contagi di ogni singola regione. Io perlomeno speravo all'inizio, dico, ma perlomeno in zona gialla facciamone a meno. No, una misura indiscriminata che, come tu dici, priva di fondamento scientifico, appunto, lascia trasparire quasi una scelta più che politica, ideologica da parte del governo, quasi per vessare i cittadini. Appunto, come dicevo, mi sono mosso sin dal primo minuto facendo ricorsi, io presto assistenza in tutti. Ci sono già dei moduli predisposti per fare. Si può perdere ricorso anche per dei piccoli cavilli. Sappiamo com'è difficile il mestiere dell'avvocato. Io ho ancora molto da crescere, ma devo dire che queste esperienze mi hanno formato molto. E nulla, per cui presto assistenza a molti. Siamo andati in giudizio l'altro ieri. Dal giudice di pace di Camerino è stato eletto il dispositivo con il quale è stata annullata Mi sa che hai tolto l'audio, Marco. l'azione. Ma Eccoci. mi sta esplodendo il telefono, ringrazio tutti per il supporto, ma stanno, penso, 60 chiamate all'ora. Oh, scusate veramente. Bene, ricominciamo.
Ricordiamo anche che alle 18:30 sarai su studio aperto, Alle insomma. 18:30 sarò su Studio Aperto, sul canale Italia 1 e vediamo come apparirò, non lo so. L'emozione è tanta, devo dire, perché la tematica è sensibile, si parla di Stato di diritto, di democrazia, di Costituzione e di libertà di noi tutti, perché la voglia di tornare a vivere è tanta. In sicurezza, sappiamo, come tu dicevi, Fabio, che la possibilità di contagiarsi all'aria aperta mantenendo la distanza è pressoché nulla. Per cui non vedo perché si debba chiudere in casa i cittadini agli arresti domiciliari. E nulla. Questo mio amico si è rivolto a me, visto che pagare comunque un avvocato non dico quasi equivalente alla somma della sanzione. Io naturalmente in formula gratuita presto assistenza a chiunque, accettato il rischio di perdere questo mio amico affidandosi a me. Abbiamo vinto, è stata una bella vittoria. Nulla per l'esito, anzi, scusa, l'esito è chiaro: è l'annullamento della sanzione. È Le rivedibile motivazioni questo. invece le Le daranno tra motivazioni, la invece, dovremo aspettare perché sappiamo i tempi della giustizia, ci sono dei tempi burocratici per le motivazioni della sentenza. Io, fondamentalmente, che penso che la sentenza non si discosterà tanto dalle ragioni che io ho esposto nel ricorso, sia la netta incostituzionalità del coprifuoco per la violazione dell'articolo 13. È indiscusso che nel nostro ordinamento penalistico l'obbligo di permanenza domiciliare sia una sanzione di tipo penale. E faccio notare che anche agli arresti domiciliari si ha l'ora d'aria, magari 2 ore per uscire, e non importa che l'obbligo sia di metà giornata, di 2 ore, non si può obbligare qualcuno a stare in casa perché né con atti amministrativi, quindi un DPCM, e neppure con una legge. Serve appunto l'ordine di un giudice penale. E in secondo luogo sono andato a colpire duramente diciamo, l'impianto giuridico emergenziale che ci ha. Perché ciò che è dello stato di emergenza sanitario, in quanto non esiste nel nostro ordinamento giuridico, la Costituzione prevede solamente lo stato di guerra e, diciamo, tramite una interpretazione analogica, diciamo, per analogia, l'articolo 78 della Costituzione prevede che lo stato di guerra sia deliberato dalle Camere. E che siano le medesime Camere con legge delega a conferire i poteri peculiari per derogare a dei principi costituzionali al governo. Questo non è stato fatto, ci sono stati poi dei decreti legge che hanno sanato ex post, come si direbbe, la cosa, perché all'inizio Conte, il grande giurista, aveva praticamente disposto uno stato di emergenza solo con un atto amministrativo, ossia una delibera del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio, quando poi, non so se ricordi, ci dicevano da abbracciare un cinese, no? Di fare gli aperitivi in piazza il 31 gennaio del 2020. Dopo si è con decreto legge, diciamo che l'emergenziale è veramente farraginosa. Anche adesso stanno facendo decreti legge, ma le norme non sono formulate all'interno del DL. Ma rimandano, citano i stessi DPCM. Questo sostanzialmente per complicare il lavoro a chi deve fare il ricorso, perché non è né carne né pesce, cioè un decreto legge che cita un atto amministrativo, c'è cioè una fonte primaria che però cita una secondaria. Non siamo tutti esperti di diritto, ma sono bravi a confondere le acque, diciamo, a. Senti Marco, nelle ultime 24 ore quante persone ti hanno chiamato per potersi far difendere da te in ricorsi simili? Ci sono Allora, state persone che ti hanno contattato per questo? diciamo che sono stato sempre molto sollecitato da questo punto di vista. Molte persone, magari alla fine, con la paura di perdere, hanno desistito, però diciamo che adesso, non lo so, c'è un'immensità di chiamate, di messaggi. Non riesco a rispondere a tutti, è veramente è da capogiro la cosa. E non so se ci sono richieste di ricorso, non lo so questo, però non lo so, non lo so. Qua a tempo debito, diciamo,
Magari stasera mi metto a scartabellare i messaggi. Se posso aiutare qualcuno, lo faccio volentieri. Certo. Senti, quanto, diciamo così, entriamo un po' nella quotidianità, diciamo, nostra dei giovani ragazzi italiani, insomma, che stanno vivendo da un anno a questa parte un'esistenza assolutamente particolare, no? Diciamo, noi da un anno a questa parte abbiamo una giovane generazione italiana che quasi si sta abituando un po' in maniera molto pericolosa a tutte queste misure restrittive. Abbiamo più volte denunciato, insomma, che un anno senza scuola, università, senza addirittura ci sono dei ragazzi che mi hanno scritto, che ci hanno contattato, che non hanno neanche conosciuto i propri compagni di classe, i propri colleghi di corso e che stanno magari arrivando, diciamo, ad essere promossi al secondo anno e ancora non hanno conosciuto i propri compagni. Una generazione, diciamo, che sempre di più, già questo si evidenziava prima del Covid, ma sempre di più quest'ultimo anno ha vissuto la propria esistenza tra Instagram e Zoom, per intenderci, non utilizzandoli solo come strumenti, ma proprio fondando la propria esistenza, filtrati da questi algoritmi, filtrati insomma da un'esistenza sì interconnessa, ma senza alcun legame sociale. Quanto ha pesato in questo caso a Marco, studente di giurisprudenza di 20 anni, 21 anni, questa condizione dell'esistenza? Cioè, nel senso, io immagino che quello che ti ha portato anche ad aiutare un tuo amico, difendendolo, presentando un ricorso, sia dovuto anche, diciamo così, ad una tua personale, diciamo, coscienza che a un certo punto ti ha detto basta, non se ne può più, dobbiamo fare qualcosa contro queste misure restrittive. Allora, hai centrato il punto. Diciamo che io ho vissuto un incubo quando si è riniziato con il regime di scaturisce dal DPCM del 3 novembre, restrizioni, perché il virus c'è, non possiamo ignorarlo, ma che siano sensate e fondate su dei dati scientifici. Questo è essenziale. Prima di incidere sui diritti, sulla libertà, bisogna pensarci molto, molto. E qui il governo è stato spregiudicato, sia Conte che Draghi, andando prima di tutto a toccare la libertà dei cittadini, anche allorquando non è necessario, e lo stanno confermando degli studi scientifici, scusami. E lasciare l'università, lasciare per me la palestra è stato molto difficile, perché levare, insomma, diciamo, il luogo non solo sociale, ma di cultura, ossia, è molto difficile, è molto difficile. E poi, come si dice, mens sana in corpore sano, diciamolo, è fondamentale una buona salute, un buon mantenersi appunto in attività per far fronte ad un agente virale come il SARS-CoV-2. Quindi delle scelte io direi che sono rivedibili. Col distanziamento, con le norme, si poteva lavorare, diciamocelo. Dopodiché ti dico che la grande paura mia, è che ci si abitui a tutto questo, perché l'essere umano è arrivato fino ad oggi proprio perché ha una grande capacità di adattamento, sia in senso positivo che negativo. Non ci dobbiamo abituare a tutto questo, dobbiamo riscoprire la gioia di vivere con le misure dovute. Poi naturalmente ci sarà un'evoluzione, spero che non si vada avanti per molto altro tempo, che in qualche maniera, insomma, stiamo agendo, no? C'è una campagna in atto, e poi storicamente le pandemie sono durate 2 o 3 anni, non possono durare all'infinito, o come dicono molti, che diventi un virus quasi un'influenza lieve, insomma, che perda di virulenza. Insomma, ha pesato tantissimo al sottoscritto come a tanti altri. Il mio invito è sempre quello a riscoprire la voglia di vivere, la gioia di stare insieme, secondo le possibilità. Certo che se la situazione non lo permette per motivi evidenti è un conto, ma come si sta agendo oggi, ossia chiudendo, limitando la libertà personale all'aria aperta, che come tu dicevi è una follia, perché il rischio è quasi nullo, è folle, perché stare all'aria aperta, stare al sole, quella è salute. La salute non è soltanto fisica, ma è anche mentale. Punto. Sì, no, assolutamente. Noi ci saremmo aspettati, insomma, dal governo Draghi che annunciava, diciamo, un cambio di passo evidente e strutturato rispetto a quello che accadeva con il governo Conte, che ad esempio sulle misure che riguardano il coprifuoco, il governo si fosse espresso in una misura diversa, cioè nel dire aboliamo il coprifuoco, però sappiate che comunque ci sono dei luoghi dove è pericoloso andare, ci sono dei luoghi dove
Non si può fare assembramento, bisogna mantenere la distanza, bisogna mettere la mascherina, cioè noi ci saremmo aspettati un governo sostanzialmente che si mettesse nelle condizioni di poter dire ai propri cittadini dove è possibile prendere questo contagio, dove è più pericoloso contagiarsi, non diciamo senza andare in qualche modo a prendersi questa responsabilità, cioè quello di dire quali sono le misure che possono, diciamo, evitare un contagio. Annullare tout court le nostre libertà personali. Questo non è avvenuto, ma d'altronde lo denunciavamo da tempo che se tu vai a fare un governo con gli stessi che c'erano prima e che sostenevano Conte, le cose sarebbero potute cambiare poco, e in realtà sono cambiate pochissimo. Anzi, il fatto che stiamo parlando di coprifuoco dalle 22 alle 5, che questo possa essere prolungato addirittura almeno fino al 15 giugno, perché poi alla fine l'ho letto il decreto bollinato, quindi almeno lì sulla carta c'è scritto fino al 15 giugno. Ma addirittura lo stato d'emergenza prolungato fino al 31 luglio, quindi nessuno può vietare in qualche modo al governo di aumentare, di prorogare ancora questa misura fino al 31 di luglio. Io penso che noi non solo come Gioventù Nazionale, ma proprio come generazione, diciamo così, italiana, giovani italiani, dovremmo fare una grande campagna, una grande battaglia per dire al governo che il coprifuoco deve essere abolito. Questo immagino che possa in qualche modo così, rappresentare il pensiero, non dico di tutti, ma sicuramente di tanti, tanti ragazzi che dopo un anno in cui hanno dovuto condurre questa non vita, oggi vogliono comunque totalmente in sicurezza, senza mettere a rischio nessuno, tutelando i più deboli, tutelando i nostri nonni, i nostri genitori, ma allo stesso tempo riappropriarsi della propria vita, perché, non possiamo assolutamente andare avanti così. Marco, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Penso insomma che nei prossimi giorni magari possiamo replicare, diciamo così, altri appuntamenti di questo tipo, così continuiamo la nostra battaglia contro il coprifuoco, sperando che presto insomma il governo anche ci dia ragione. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per la trasmissione di stasera su Italia 1 a studio aperto, e ovviamente i complimenti di tutta la comunità di Gioventù Nazionale per questa vittoria che hai ottenuto, che diventa una battaglia di testimonianza di una generazione che vuole riappropriarsi della propria libertà e della propria vita. Quindi io ti ringrazio e saluto te e tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale delle Marche. Ci vediamo e ci sentiamo presto. Io ringrazio te, un saluto a tutti, è stato un piacere e spero di rivederci presto. Grazie. Ciao Marco. Ciao.